stasera prepareremo il tiramisù. Faremo un tiramisù un po' particolare perché sarà senza uova e con del caffè decaffeinato solubile. Ho fatto bollire dell'acqua circa un litro e ho messo la quantità di caffè solubile che desidero come gusto, più o meno forte, quello poi lo decidete voi. Adesso lo farò raffreddare e poi dopo andrò a fare il tiramisù. Servirà caffè, potete usare anche il caffè classico, fare le tazze che volete. Io metterò della panna perché avevo della panna aperta, voglio consumarla, potete anche non metterne se volete. Mascarpone, io ne metto due confezioni, potete ovviamente abbondare. Circa 120 g di zucchero perché saranno per due teglie. Cacao amaro e saviardi. Ok, eccoci qua. Allora, io comincerò, ho messo già lo zucchero qua dentro. Adesso vado a mettere il mio mascarpone. Lo lavoro. Ho messo con un po' di zucchero. Quando lo zucchero sarà incorporato tutto, aggiungete anche la panna, che servirà anche a scioglierlo un po' e renderlo più cremoso. Se avete una macchina per comunque per impastare le creme, usatela, che viene meglio. Io ho preferito farlo a mano. Se volete aggiungere le uova potete metterle, purché siano freschissime, mettetene due. Ho usato la panna pronta, però potete anche comprare quella da montare, montarla e incorporarla. Potete anche non metterla. Thank you.
Lavoratela bene. Una volta pronta la nostra crema, mettiamo da parte e iniziamo a preparare il nostro tiramisù. Mettiamo i nostri capriardi, inzuppiamoli brevemente nel caffè ovviamente amaro, riempiamo la nostra teglia. Disponiamoli uno accanto all'altro, potete anche usare i pavesini, oppure fare un tiramisù con dei biscotti secchi. Potete farlo anche con le mille foglie. E invece della crema classica usare la crema mascarpone, fare un tiramisù così. Scusate, mi devo appagarli, ma non ho dove metterli. Magari questo lo spezziamo in due. Aspettate un sugo. Andiamo a mettere la nostra crema al mascarpone. Distribuiamola su tutti i biscotti. Io non ci preferite in assoluto, ma siccome non sopporto, cioè non sopporto l'effetto del caffè, io metto quello del caffeinato a testa, così lo posso prendere in tranquillità. E anche se ci sono bambini, cosa che non è il mio caso, però magari qualcuno di voi l'avrà, non fa male, perché insomma è caffè, cioè, ovviamente è sempre caffè, però ovviamente non ha gli effetti del caffè classico, magari lo posso mangiare insomma tranquillamente rispetto al tiramisù classico del caffè non decaffeinato. Ok, adesso mettiamo, se lo vogliamo, uno spolveratino di cacao amaro, perché è diventato amaro, mai zuccherato, però vabbè, se non l'avete alla fine e non avete il tempo di andare a comprarlo, lo prendete per cacao.
caffè si era trudato in quel tempo. Resta un po' di spazio, stringiamo un po', facciamo un po' di lato. All'ultimo qualcuno lo spezzettiamo come sempre. Quindi sono rimasti, si possono mangiare così o aggiungere il farina anche per esempio. Adesso ricopriamo con tutta la crema rimasta. Ma poi diamo un'altra spolverata di cacao amaro a coprire tutto stavolta. E lo mettiamo in frigorifero per circa 4 ore. Se lo fate il giorno prima per il giorno dopo è la cosa migliore, perché più riposato è e più buono diventa. Io ho messo mezzo chilo di mascarpone, ma potete metterne anche di più volendo. A me piace un sacco la prima mascarpone, qui ce n'è meglio, solo che questa non era per me, solo oggi non sto facendo per me e non voglio esagerare. Distribuirlo bene, tanto si distribuisce benissimo. Un po' di pazienza, colgo tutto il resto. Eccolo qua, questo è il risultato finale. Adesso andrà in frigo fino a domani, in questo caso, perché lo devo portare a casa dei miei e niente, poi vi farò vedere la fetta come è venuta.